prima il direttore sportivo, poi il tecnico e infine, solo infine, i giocatori. Di strada il Teramo dovrà farne parecchia e se il tassello iniziale con l'arrivo di Sandro Federico è a posto, per la panchina la concorrenza si fa davvero folta. Questo perché alle spalle della candidatura principale, quella di Ottavio Palladini, che ha richieste da Vastese, Serie D e Juve Stabia, Lega Pro, si fanno avanti prepotentemente anche altri nomi. Il più caldo è quello di Maggi, che quest'anno ha guidato il Gubbio e che in questo frangente pare salire alla ribalta in maniera evidente, con Antonino Asta a contendergli una virtuale pole position. Insomma, la coppia ex San Benedettese, DS e allenatore, non è più così scontato che possa riunirsi in biancorosso. Anzi, Maggi è apprezzato, conosce la categoria e con gli Umbri ha fatto un piccolo capolavoro. Squadra non proprio da primi posti e che ha saputo traghettare fino agli spareggi persi. Indovinate con chi? Proprio con la San Benedettese, che ci aveva fatto anche un pensierino, prima di virare, su Francesco Moriero, lasciandolo seduto e abbandonato. Il Teramo però potrebbe concedergli una possibilità di rilanciare il progetto Diavolo, un po' in declino. Per Asta discorso simile, tecnico giovane ma con buona esperienza e che è reduce da un'annata con più bassi che alti. L'esonero a Salò è un'attesa che potrebbe presto essere ripagata. Una volta scelto anche l'allenatore, con una conferenza stampa che Campitelli potrebbe indire già a fine della prossima settimana, via al calciomercato. Nell'asse col Pescara, oltre ai nomi dell'attaccante Polidori e di Malocu, la trattativa che sembra più calda è quella per Christian Ventola, giovane esterno di Scuola Delfino, reduce dalla stagione a Macerata. Con il suo arrivo a destra del pacchetto arretrato, le posizioni di Sales e Scipione imparato sarebbero in bilico. Ma la vera questione sarà abbassare l'impatto dei tanti contratti sottoscritti che rappresentano una zavorra per le casse societarie. C'è da cercare una sistemazione a tanti o provare a trattare la risoluzione, magari mettendo mano al portafoglio. Quasi scontato che Amadio, dopo il fallimento del Latina da svincolato, rinnovi il matrimonio coi colori biancorossi, mentre Dorazio tornerà dal prestito a Cosenza. La vera mission di Federico, dunque, sarà sfoltire l'organico di elementi che non sembrano più rientrare nel progetto tecnico. Insomma, le cessioni, prima che gli acquisti, definiranno il successo o meno della campagna rafforzamenti estiva del Diavolo.